Ciao bella gente e benvenuti nel mio canale. Questo qua è il risultato della maschera meravigliosa che ho fatto. Come vedete, i miei capelli sono ancora umidi, non sono totalmente asciutti. A me piacciono così, con riccio definito, ma voluminosi. Vi faccio vedere l'ingrediente per la mia maschera meravigliosa per i capelli. Cominciamo. Ho usato degli yogurt, gli yogurt che avevo a casa. Io avevo gli yogurt alla fragola, potete utilizzare tranquillamente degli yogurt naturale. E ho aggiunto 3 pastiglie di spirulina, comunque si vende anche in polvere, e qualche goccia di olio di lino. Ho mescolato per bene il tutto e la nostra maschera è pronta. Adesso andiamo a applicare la maschera sui miei capelli. Io purtroppo ho i capelli molto fini e quindi si seccano in una maniera velocissima. Io li idrato tantissimo i miei capelli, ma sapendo che siamo in una stagione qua a Valencia che c'è tantissimo vento, quindi mi si seccano tantissimo. Allora dovrei idratarli tanto e tantissime maschere, perché sennò veramente diventano una paglia. Ho applicato la maschera sui miei capelli e aspetto un attimo e vado ad asciugarli, ovviamente il colore va via. L'ho lasciati, credo, la maschera almeno 4 ore. Sono andata a pulire casa. Adesso l'ho lavata, mi sono truccata, mi sono data un tocco di colore. E vado ad applicare olio di jojoba. Potete utilizzare qualsiasi olio, dall'olio di oliva, l'olio di argan. Io sinceramente preferisco l'olio di jojoba perché non ha profumi. Non mi piace l'effetto di quel olioso sui capelli. Vado ad applicare la mia crema meravigliosa di Lola Cosmetic, scusate, Lola Cosmetic, che è una marca fantastica per i capelli ricci perché idrata, ma nello stesso momento non unge. Adesso vado ad applicare una maschera, una crema di Garnier. Io Lola Cosmetic l'ho comprata in un negozio e purtroppo mi sta un po' scomodo e dovrei andare apposta. Allora mi sta finendo, quindi ho comprato la crema di Garnier. Come vedete, il riccio viene veramente bello. Allora, volevo darvi delle informazioni di yogurt. Yogurt contiene acidi grassi, sodio, potassio, carboidrati, zuccheri, proteine, ferro, vitamina B6 e magnesio. Per tante persone magari che non sanno, il yogurt purifica il cuoio capelluto, elimina le cellule morte dalla pelle, aiuta la crescita del follicolo pelifero, quindi è anticaduta fortissimo per i capelli e aiuta nella ricrescita dei capelli. Come vedete, ho diviso i capelli a ciocche per poter rendere il riccio più definito. E invece, il seme di lino contiene proteine, calcio, acido, acidi grassi. Cosa serve per i capelli? Aiuta tantissimo nella ristrutturazione dei capelli danneggiati e crespi. Li dà moltissima lucidità e dà moltissima nutrizione profonda ai capelli. La spirulina invece, la spirulina contiene la vitamina C, la vitamina B6, proteine, tantissime, davvero tantissime proteine, ferro, magnesio, calcio, fibre, potassio e carboidrati. Favorisce la crescita dei capelli, li fortifica tantissimo, combatte la forfora e il prurito. È anche un potentissimo anticaduta per i capelli, dona volume e morbidezza. Quindi dobbiamo usare nella nostra routine
la spirulina perché è veramente una tocca sana per i capelli. Questo video, spero che vi sia piaciuta questa maschera, spero che ve la provate. Mi raccomando, se vi piace il mio canale, se vi piacciono i miei video, lasciatevi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e lasciatemi dei commenti. Io sono molto soddisfatta. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!